Obbligo vaccinale, terza dose di vaccino ed estensione del Green Pass. Il Premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri ha confermato tutti e tre i punti che hanno tenuto banco in questi giorni nella maggioranza e che hanno portato allo strappo con la Lega contrari al passaporto verde e all'imposizione del vaccino. Per quest'ultimo infatti si va verso l'obbligatorietà. Si aspetta però che l'EMA e l'AIFA, rispettivamente l'Agenzia Europea per i Medicinali e quella italiana del farmaco, dichiarino chiusa la fase sperimentale. Una nuova stretta dunque dal governo che spacca ancora una volta l'opinione pubblica, ma a Fano in tanti sono d'accordo con quanto annunciato dal Presidente del Consiglio. Posso chiedere anche lei se è d'accordo su questo obbligo del vaccino, la terza dose? Fa bene per la salute, se fa bene, se è utile, sono d'accordo, sì. Ha qualcuno che ha avuto effetti collaterali, conosce insomma situazioni problematiche? L'ha avuto mia moglie, ha fatto il vaccino AstraZeneca quando già era positivo, non lo sapeva. È stata la reazione di là, è ancora da marzo, ancora dietro. Comunque non sono contrario ai vaccini, se uno lo fa, non lo fa, sta a casa sua. Qual è la sua opinione? Che se uno sta a casa sua fa quello che vuole, ma se va in giro in pubblico a farsi vedere con altri eccetera eccetera dovrebbe vaccinarsi, a meno che non abbia motivi medici personali giustificati. Ne abbiamo fatto a decine tutti, non abbiamo mai reclamato niente, adesso viene fuori. È propenso eventualmente a fare anche la terza dose? Sì, a livello medico, quelli che sono gli esperti dicono che adesso noi perderemo molto dell'immunità eccetera eccetera eccetera. Come facevamo quella ogni anno della influenza, faremo anche questa. Io mi sono vaccinata intanto, però ritengo che la libertà di ciascuno deve essere rispettata. Certo, io farei un invito a tutti coloro che non si sono vaccinati, specialmente i miei coetanei, io sono ormai, ho passato i 60, di farlo, perché non è un obbligo, è un aiuto che si danno per loro stessi e danno alla società. L'imposizione non va bene, perché in una democrazia, come spero che ancora siamo, l'imposizione non va bene comunque. Io comunque non sono per l'imposizione, niente. C'è da fare, però... Mi preoccupa un po'? Certo, ci preoccupa, come ci è preoccupato fare le prime due dosi, ci è andata bene. Ma però un po' di timore c'era. C'è. Intanto la campagna vaccinale procede spedita, come ha spiegato ieri il Premier, sottolineando che il 70% della popolazione è completamente vaccinata. Per Draghi si potrebbe raggiungere l'80% per la fine di settembre. Anche le Marche si preparano ad avviare i richiami per i più fragili, ma è ancora da stabilire a quali categorie somministrare la terza dose. Linea dura del governo anche per il Green Pass, che sarà esteso ad altri settori, a cominciare dalla pubblica amministrazione. L'obbligo dei vaccini, sì o no? Sì, senz'altro. Bisogna fare così, altrimenti questa gente non lo fa e quindi diventa un rischio per tutti. Sì, abbiamo vaccinato anche nostro figlio di 12 anni e il figlio di 21. Hanno tutti vaccinati e siamo pienamente d'accordo. Io sono a favore, perché se lo facciamo tutti siamo tutti più a posto e non abbiamo bisogno di spendere i soldi negli ospedali. Quindi okay? Farebbe anche la terza dose eventualmente? Io la faccio. È d'accordo con quanto detto dal Presidente? Bravissima, io non sono una Novax, ma sono, come dicono, una free vax. Uno deve essere libero di scegliere quello che vuole, perché con i vaccini c'è gente che è stata bene senza problemi, c'è gente che è stata molto male. E così col Covid però, no? Quindi sono scelte individuali che ognuno deve fare in base alla propria coscienza. Io paura di vaccinarmi, perché avevo fatto un vaccino tempo fa e ho avuto problemi, quindi ho paura, però mia madre è vaccinata e non ha avuto nessun problema. Il vaccino per le categorie più fragili? Ma no, per chi sceglie, per chi è propenso lo deve fare, chi ha paura, perché poi anche la paura ammazza, chi ha paura non lo deve fare, magari col tempo, io non ho detto che non lo farò mai, magari tra un anno lo faccio, adesso ho paura molto di farlo, perché ho problemi di salute e ho paura a farlo, punto. Sì, noi siamo d'accordo, siamo vaccinati anche noi, in Francia ci sono molto gente vaccinati. Sono per l'obbligo vaccinale, uno si deve vaccinare perché è giusto che si vaccini, perché se no non ne usciamo più. Io sono vaccinata, non volevo fare AstraZeneca, sono andata 5 volte al CODMA e c'era sempre AstraZeneca. Ho parlato con la mia dottoressa, dopo una settimana mi ha chiamato e ho fatto Moderna. Gli era preoccupata per eventuali effetti collaterali? Troppa confusione. Anche per la terza dose? Non sono un medico, non posso stabilire io certe cose, non mi voglio improvvisare come fa certa gente, non sono un medico. Quindi attende maggiori informazioni? Sì, dalla scienza.